Diciamo che Gino Strada noi non ce lo siamo dimenticato mai, non è che ci riuniamo per ricordarlo, ma per continuare un cammino che lui ha tracciato, insomma, che è molto importante. Il primo è quello dell'abolizione dalle nostre teste, dalla nostra cultura, e questo è un cammino lungo, della guerra come concetto culturale, come soluzione dei conflitti tra paesi. L'invasione, l'aggressione violenta per risolvere i problemi tra stati è una cosa che si spera un giorno non esisterà più, come non esiste più la schiavitù. Gino faceva l'esempio della schiavitù. Nel suo libro Una persona alla volta, lui dice che nel Settecento era un'utopia anche pensare all'abolizione della schiavitù, eppure oggi la schiavitù è un tabù mentale, culturale per tutti noi. Insomma, ci ha insegnato tante cose, ci ha insegnato che le guerre 9 volte su 10 fanno delle vittime tra i civili, che è più rischioso essere un bambino che non un soldato durante un conflitto armato. E, beh, insomma, Gino poi, al di là delle parole meravigliose, pur drammatiche, che ha fissato in questo libro Una persona alla volta, che serve appunto a finanziare i progetti di emergency, era un uomo del fare, era un uomo del fare, è uno che ha dedicato tutta la sua vita a curare le ferite del mondo e a dare diritto alla salute a chi non ha diritti. Insomma, lui diceva, i diritti quando sono di pochi sono privilegi, si chiamano privilegi, insomma, e ci sono tanti posti nel mondo dove non si ha accesso al diritto alla salute. Insomma, è un'eredità pesantissima quella che ci lascia Gino Strada, speriamo di esserne degni. Comunque questi incontri io credo che servano, visto che siete qui in forze, servano a sensibilizzare su certi temi. Insomma, io cerco di andare oltre il dramma che si sta consumando in Ucraina, perché è ovvio che un popolo che viene aggredito ha tutto il diritto di difendersi, uno Stato che viene invaso. L'hanno fatto i nostri partigiani quando c'è stata l'invasione nazista, lo sta facendo l'Ucraina contro l'esercito russo, ma il messaggio di Gino, che ovviamente non era un uomo comune, andava oltre i fatti contingenti, andava oltre il presente. Lui, nessuno meglio di noi, di lui conosceva l'orrore della guerra, le ferite profonde, alcune delle quali sono insanabili perché si muore in guerra, muoiono tanti civili. Altre sono sanabili, ma fino a un certo punto. Non mi permetterei mai di dire quello che avrebbe detto Gino Strada e di interpretare, però il pensiero di Gino Strada lo conosciamo tutti. E così come conosciamo l'effetto che le armi hanno sulla popolazione civile. Gino Strada, come dicevo prima, è un uomo che guardava molto avanti, era molto oltre la polemica politica relativa al presente. Il suo è un messaggio che ha a che fare con la nostra testa, con la nostra cultura, il fatto di lavorare per la pace. Sempre, non prendendosi a cuore un solo conflitto, ma tutti i conflitti.